Benvenuti ragazzi, io sono Matty Mart, siamo qui a This War of Mine. Sono le 4 di notte adesso e penso che questo sia l'orario giusto per portare questo gioco, nel play di questo gioco. E oggi faremo la modalità storia, la promessa di un padre che è un discepolo che è uscito ieri o ieri l'altro. Avrei sempre voluto portare questo gioco perché è già tanto che è nella mia libreria, solamente che non ho mai trovato la mia sintonia personale con questo gioco e che secondo me va portato in un modo molto particolare. Quindi in questo gameplay o in questa serie di gameplay, ora va bene, avrò sempre questa tonalità di voce abbastanza bassa e forse non propriamente allegro, ma secondo me questo gioco va portato così perché questo è un gioco molto emotivo e deve fare riflettere. Quindi spero vi possa piacere questo mio nuovo approccio a questo specifico tipo di gioco. Spero che mi supporterete. E spero che potete emozionarvi, secondo me. Quindi, andiamo a giocare. La famiglia di Adam non è riuscita a fuggire in tempo dalla città, è riuscita a cavarsela in qualche modo, nonostante l'assedio, fino al giorno in cui la moglie di Adam si è ammalata. Senza le medicine, Barbara è morta. Dopo la morte della mamma, Amelia è diventata introversa e ha smesso di parlare. Poi si è ammalata. Una notte, l'esplosione ha fatto tremare l'intero palazzo, ma sono riuscita a sopravvivere, per fortuna. Adam ha portato Amelia dall'altra parte. Adam ha portato Amelia nell'altra ala dell'edificio, nel disperato tentativo di salvare sua figlia. Adam, sembra ieri che ho seppellito Barbara. E adesso sta male anche Amelia. Questa maledetta guerra non mi porterà via anche mia figlia. Non la permetterò. Troverò il modo di salvarla. Giorno 1. Questo posto sembra abbastanza sicuro, ma devo essere certo. Devo cercare cibo e medicine per Amelia in tutte le stanze. Ne abbiamo un bisogno disperato. La mia povera piccola. Non posso perdere anche lei. Amelia è sempre stata una bambina tranquilla, che preferiva disegnare e sognare ad occhi aperti piuttosto che giocare con i suoi amici. Ma dopo la morte di sua madre ha smesso di parlare, limitandosi a rispondere con gesti della testa alle domande del padre. Si è ammalata e ha urgenti bisogni di medicine. La figlia di Adam è tutta bevitore di caffè, strano per una bambina. Ok. Adesso riposa. Devi recuperare le forze, dice Adam alla piccola. E darò un'occhiata intorno alla casa per vedere se trovo qualcosa. Non mi allontanerò, non temere. Tornerò presto a vedere come stai. Adesso riposa. Ok, ragazzi. Allora, è il primo giorno. Sono le 7:40 di mattina, abbiamo più 20 gradi.
almeno non avremo il problema del freddo. E che cos'è? Ha una lettera sul pavimento. Ana, anche se le cose non sono mai andate benissimo fra di noi, siamo comunque fratelli, quindi una lettera di suo fratello. Eri troppo orgogliosa per venire a vivere da me quando la tua casa è stata distrutta. Prova almeno a essere razionale adesso. Si parla di un corridoio umanitario che verrà aperto presto e verrà data la priorità agli adulti con i bambini. Amelia è la nostra occasione per uscire di qui. Non vuoi salvarla? Mi sono scordato completamente, mi sono completamente dimenticato di questa lettera al mio maledetto fratello. Quindi non hanno un buon rapporto. Mi sembra che lui si voglia salvare la buccia con la scusa della bambina. Non lo so, mi ha dato questa sensazione. Qui? Ah, ok, ho bisogno della piccola. Con la mamma in bianco e nero perché purtroppo è morta. Amelia ha il suo amore per i disegni. Anche quando non ha i colori, trova sempre il modo. Sì. Ok, non ti ha lanciato in realtà un grande messaggio con questo disegno. Comunque. Dobbiamo rovistare velocemente e rapidamente perché il tempo in questa occasione è il nostro nemico. Andiamo tutto. Dobbiamo scavare purtroppo a mano perché anche se una pala potrebbe farci comodo. Tieni duro, amore. Fra poco papà ti darà qualcosa da mangiare. Ok. Andiamo, ha molta fame. Un rimandello utile sicuramente. Ok, un sacchetto e un diamante. Ottimo. Andiamo subito da lei. Allora, intanto... Amelia ha fame ed è gravemente malata, addirittura gravemente, quindi la medicina è la cosa più importante. Dannata guerra, nessun bambino dovrebbe vivere una cosa del genere. Guarda cosa ho appena trovato, un cagnolino di peluche, tesoro. Guarda com'è carino e adorabile. Tieni, tutto per te. Prenditi cura di lui mentre papà si prende cura di te. Ok, non si muove, non lo abbraccia nemmeno. È un brutto segno quando un bambino non abbraccia un peluche, molto brutto. Okay. Dobbiamo trovare del cibo perché ha molta fame. Spero di trovarlo tra queste macerie da qualsiasi altra parte. Andiamo sopra. Qui è chiusa però. Ok, comunque tirò il rimandello perché in basso non c'è niente. La porta è chiusa a chiave perché abbiamo già aperto. Acqua, niente di vicine. Questo è un posto perfetto per costruire un ponte di fortuna. Potrebbe aiutarmi a raggiungere il mio vecchio appartamento. Magari dopo il bombardamento si può ancora salvare qualcosa. Ok, questo è il suo vecchio appartamento. Mamma mia, distrutto completamente. C'è però tantissima roba, quindi questo ponte mi sembra abbastanza importante. Allora, qui c'è, cos'è, un armadio, questo è chiuso, non abbiamo altri grimaldelli, vero? Sì, un altro. Ok, perfetto. Cibo, per fortuna. Andiamo qui, finalmente un po' di cibo. Adesso posso fare qualcosa da mangiare a mia figlia. Ok. Fare qualcosa da mangiare è un parolone. Non abbiamo una cucina, dargli qualcosa da mangiare, sì. Allora, vediamo se posso costruire la cucina. Ok, la cucina posso.
Però mi servirebbe tanto qua il ponte di fortuna, ci vuole tantissima roba, maledizione. Abbiamo poco tempo per pensare. Qui si potrebbe scavare, però ci vuole la quale, poi qui è chiusa, però con delle assi in legno, ma è chiusa. È chiusa da questa parte, ragazzi. La notte già. Non posso lasciare Amelia da sola. Se qualcuno entra nel rifugio, devo proteggerla. Ok, quindi facciamo la guardia. Per fortuna almeno ha 15 posti nello zaino. Solitamente, se vi ricordate, ci ritrovavamo sempre con 10, massimo 12. Quindi una nota positiva c'è. È stata una notte tranquilla, una notte era calma, se si esclude l'eco degli spari in lontananza. Speriamo che rimanga così, non lo auguro anch'io. Allora, ragioniamo un attimo. Qui si potrebbe scavare, però, che qua non si può aprire, quindi è inutile. Però una volta qui dentro bisogna scavare comunque. Quindi, non so cosa fare. Ah, che sta facendo? Era la radio? Quindi o facciamo questo per cercare di fare una pala, ma oppure che poi non ho i materiali, o facciamo la cucina per farla mangiare alla piccola, però poi ho i materiali per farla mangiare alla piccola, perché poi per fare cucinare il cibo ci vogliono altri materiali. E al momento facciamo questo, non voglio rischiare di fare una cosa che poi non posso utilizzare. Mettiamola qua. Molta fame e gravemente malato. Ok, non possiamo fare niente, verissimo. Allora a questo punto potevamo fare anche la cucina, il fornello da cucina, e adesso non possiamo più fare. Perfetto. Allora questa è la scelta giusta allora. Comunque andiamo da mangiare nella carne sostanziosa, la piccola. Guarda piccola, ho trovato del cibo. So che stai male e non ti va di mangiare, ma devi farlo se vuoi tornare in forza. Sì, brava la mia piccola, mangia. Presto starei meglio, per fortuna almeno mangia. Già un buon segno. Ok, c'è qualcuno alla porta, andiamo. Non sono a moto, voglio solo barattare. Questo è uno dei peggiori sciacalli della storia della guerra. Cibo ci farebbe comodo, ma mi servono medicine. Medicine è la cosa prioritaria. Chiediamo. Mia figlia è molto malata, mi servono delle medicine. Oh, tu sei il tizio della radio? Sì, hai delle medicine. È difficile procurarsi le medicine, amico. Prego, è tutto quello che ho. Capisco, farò quel che posso, ma non posso prometterti nulla. Mi sono quasi fatto sparare per venire fino a qui. Va bene, portami delle medicine e sarai ricompensato. Ok, speriamo che le porti rapidamente. Allora, qui non c'è rimasto altro da fare, materiali non le ho. Proviamo un po' la radio. Abbiamo ancora uno di cibo che daremo a lei magari domani, non oggi. Il caffè sta diventando sempre più bravo. Che pezzo di legno.
c'è qualche notizia. Via classica. Ci prevedono ancora giornate calde e serene, il tempo perfetto per la passeggiata nel parco, cioè sono presa per il culo. Humor nero? Non lo capisco. Dovrei recuperare il sonno perso per la notte scorsa. E non abbiamo nemmeno niente per fare un letto. Proviamo a scavare qua e a vedere cosa c'è qui. Eccoci ragazzi. Vediamo cosa c'è qua dentro. Un quarto di materiale. Che non è malvagio, ma non credo che ci farò quello che voglio. Beh, questo. Passerei a fare un grimaldello, ma non mi sembra il caso, perché adesso in questo momento mi servirà magari forse dopo. Di qua possiamo fare niente con quanto di materiale. No, la sedia che non ci interessa, hanno bussato. Ehi, ho portato la medicina che volevi, facciamo uno scambio. Perfetto, speriamo che... Mi sono costato un occhio della testa. Ho le medicine che hai chiesto. Ok, non fare lo sciacallo con me, amico. Anche cibo, oltretutto. Vediamo un po' cosa posso dargli. Ho un diamante. Libro. Acqua. Non fare lo sciacallo con me, amico, te l'ho detto. Sapevo io. Non basta. Il grimaldello mi serve però. Allora dammi ancora di cibo. Ti do questi. Ah, aspetta. Non levare uno di acqua. No. Preciso. Ragazzi. Gli diamo tanto il grimaldello e lo vorrebbe lo stesso. Se io levo il cibo, levo il grimaldello, ma no, uguale. Anzi, potete levare anche l'acqua. Cosa dite? Prendiamo il cibo per la piccola e per noi anche, perché poi dobbiamo mangiare anche noi. E gli diamo il grimaldello. Facciamo così, dai. Fate fatto. Ok, sei stato utile. Ti ringrazio. Quindi andiamo a dare subito le medicine alla piccola. Immediatamente. Amore, ti ho portato delle medicine. Adesso andrà tutto bene. La febbre scenderà presto. Te lo prometto. Dai. Non sputarla, eh. So che non è buona, ma ti farà sentire meglio. Già, se la sputi mi rovini. Sì, lo so che non è giusto che mamma non sia più con noi. Ci possiamo far poco purtroppo. Ok, quindi qui sempre possiamo fare un altro grimaldello comunque. Allora io direi, ha fame, mangiamo noi almeno una verdura. Ha fame anche lei. No, non ce l'ho fatta. Allora, facciamo la guardia perché non possiamo rovistare finché
Lei non sta meglio. Quindi rimaniamo. Non dormiamo comunque. Va bene, ragazzi. Io direi di concludere qui questo primo appuntamento con This War of Mine, la promessa di un padre. Spero che vi sia piaciuto questo gameplay e vi sia piaciuto anche il mio modo di approcciarmi a questo gameplay. È molto differente dal solito, perché solitamente uno fa un gameplay per divertire. Però su questo gioco qua in particolare l'ho voluto portare in maniera diversa e mi sento di portarlo così. Va bene ragazzi, comunque vi ringrazio per la compagnia, ci vediamo prossimamente con un altro gameplay, dato che siamo fermi un giorno terzo, la mia intenzione è di portarlo fino in fondo e quindi ci sentiremo presto. Ah, oltretutto se volete guardatevi anche il trailer che ho fatto su tutto questo gioco, magari ditemi se vi piace oppure no. Grazie, alla prossima.